Amici di Foggia Gol, finalmente ufficiale, siamo ai playoff. È un risultato sicuramente sperato a inizio stagione, perché c'era molto scetticismo anche da parte mia, lo ammetto, perché per una serie di motivi, per il calciomercato di inizio stagione, per le vicissitudini societarie, le vicissitudini tecniche con i diversi avvicendamenti. Invece Marchionni, Corda e i ragazzi sono riusciti a raggiungere un obiettivo molto importante che ci dà la possibilità quantomeno di sognare un posto in Serie B per l'anno prossimo. Il Foggia ha conquistato questo risultato grazie alla vittoria di ieri, una vittoria casalinga. Ogni tanto succede, in una partita sicuramente non bellissima contro una squadra ben organizzata. Il Monopoli ha sicuramente avuto più possesso palla, ma è stato un possesso palla sostanzialmente sterile, tant'è che ha impensierito soltanto una volta veramente Fumagalli, che è stato autore di una parata prodigiosa. Noi abbiamo giocato sulle ripartenze, come spesso ci capita, facendo abbastanza bene. Primo tempo in realtà sia Curcio che Rocca, i nostri fulcri di gioco, sono stati neutralizzati anche con diversi raddoppi di marcatura da parte del Monopoli. C'è stata una ammonizione stupida di Vitale che non gli consentirà di scendere in campo contro la Juve Stabia. Ci sono stati anche un altro paio di infortuni, dell'Agnello e Anelli. In bocca al lupo a tutte e due. Nel secondo tempo, nei primi tre minuti, abbiamo visto il meglio della partita. Ci sono state due occasioni nitide da entrambe le parti. E poi la partita è stata sbloccata grazie alla prodezza balistica di Curcio, una partita sbloccata da un calcio piazzato, cosa che capita spesso in partite così difficili da affrontare. Dal punto di vista del riscatto rispetto alla partita contro la Paganese, diciamo che c'è stato, appunto, per il risultato meno per la prestazione, anche se c'è una sensibile ripresa anche dal punto di vista del gioco, soprattutto per quanto visto a sprazzi nel secondo tempo. Il Foggia è ancora lontano dal Foggia del 2020, però rispetto a Pagani è stato fatto un passetto in più. Ci sono altre due partite difficili, Juve Stabia e Catania, sulla carta più forti di noi sicuramente. Quando le abbiamo affrontate in campionato hanno dimostrato di essere più forti di noi, è evidente, sono state costruite anche con ben altri obiettivi. La nostra sfida ora è quella di mantenere la posizione che abbiamo raggiunto per affrontare i playoff in maniera, come dire, più serena. Qui Parigi, a voi Foggia.